ma alcune proprio non, cioè prendete per buono l'80% di quello che ha detto lui, e partono ad un altro livello. Mi interessa, per spiegarvi cos'è Spazio Hub, spiegarvi da dove parte, perché lui racconta un'esperienza che parte da global, cioè se non è villaggio globale quella roba lì, non saprei come altro definirla. Noi siamo quanto di più local esiste da questo punto di vista, nel senso che Spazio Hub parte da un accordo bizzarro tra Confartigianato Asolo Montebelluna, quindi un mandamento di Confartigianato particolarmente forte in quel territorio, direi sostanzialmente egemone, Fondazione La Fornace, che è un incubatore di impresa, ho gli occhiali da sole, casomai è peggio, un incubatore di impresa che è Fondazione La Fornace, che è un incubatore molto vecchio, cioè molto consolidato, non vecchio perché, ma perché esiste da molto tempo, e il terzo soggetto che io rappresento, nel senso che vengo da quel mondo lì, è una cooperativa sociale di tipo A, quindi è una cooperativa fatta prevalentemente di educatori, psicologi e sociologi, che è nata nell'89 e si è sempre occupata di politiche sociali, in particolare, essendo molto attenti sul piano strategico, io non c'ero ovviamente all'epoca, hanno scelto di occuparsi sempre delle politiche sociali, quelle che rendevano economicamente meno, che è la grande intuizione se ci pensate, no? E a un certo punto succede che, occupandoci molto del tema giovani, come cooperativa ci ritroviamo con tutti e due i piedi dentro al tema disoccupazione giovanile. Ok. Da lì comincia una serie di attività legate al tema giovani e lavoro, per provare a capire come si poteva dare una mano alle persone. Buonasera. In questi casi si dice, non si preoccupi, finora ho detto sciocchezze. Mi si è perso la vita. E ci ritroviamo su questi progetti a dialogare con Confartigianato. E a un certo punto, e poi con Fornace. E ci accorgiamo che nel nostro gran lavorare, ogni volta che parliamo con i ragazzi di come si cerca lavoro, non abbiamo mai l'interfaccia dall'altra parte, cioè quella delle aziende. A quel punto inizia una collaborazione con Confartigianato. E a quel punto emerge un'altra questione, che è, ok, ragazzi che cercano un lavoro, ma i ragazzi che cercano di fare impresa, è evidente che nel 2010, 2011, 2012, cioè fare impresa non era proprio la cosa più ovvia del mondo. A quel punto ci diciamo, entra in ballo Fornace che dice, io ho un problema perché sento anch'io la crisi e non trovo aziende che entrino in incubatore. La soglia d'accesso di un incubatore è mediamente molto alta, bisogna che tu arrivi con delle idee strutturate. La battuta che spesso faccio al direttore della Fornace è, per forza non vengono da te, perché quando sono pronti per venire da te, in linea di massimo, sono in grado di arrangiarsi, lui si arrabbia giustamente. A quel punto nasce l'idea di provare a ragionare di tutta quella zona grigia di persone che potrebbe valutare l'idea di fare impresa. Sta lavorando su un'intuizione. Mi veniva da ridere quando parlava delle idee balzane, perché sono il sale di questa roba qua. Cioè arrivano tante di quelle idee che tu, quando hai finito il colloquio, dici, boh, mi stava prendendo in giro. L'ultimo era uno che voleva, come idea di business, fare il wrestler professionista. Siamo ad Asolo, eh. E io lo guardavo e pensavo, dirà mica sul serio, cioè cosa faccio? Non lo prendo sul serio se non mi dice che mi stava prendendo in giro, cioè, quindi arriva anche di questo, eh. A quel punto nasce l'idea di usare uno spazio che è l'Infornace, che è questa struttura bellissima, è un ex Fornace, quindi è una struttura molto molto bella, ricorda un po' alcuni aspetti del luogo in cui ci troviamo, e lì creiamo questo spazio di coworking che è piccolissimo, è sottodimensionato, è troppo piccolo. Prima Paolo raccontava delle metrature, noi siamo su uno spazio di 120 metri quadri, è troppo piccolo, infatti in prospettiva bisognerà ragionare di altro, però ha un contesto meraviglioso e quindi non lo vogliamo mollare. E inizia l'esperienza del coworking. E quindi, giusto per sfatare il mito del coworking, il coworking non sta in piedi economicamente da solo, l'ha detto lui in maniera soft, lo dico io e mi assumo responsabilità di dirlo in maniera
un po' più decisa, non sta in piedi, e quindi a un certo punto ci siamo posti il problema. Noi siamo partiti Spazio Ave giovanissimo, a un anno e mezzo, poco più. Siamo partiti anche grazie a una copertura economica che Confartigianato ha deciso di metterci, e al fatto che, lanciando la proposta al territorio, diversi comuni hanno deciso di starci mettendoci cifre sostanzialmente simboliche, in alcuni casi 300 euro, 500 euro anno, anche poca roba. Però in quel momento tutto faceva, come dire, tutto faceva brodo, benissimo, tutto faceva brodo per la partenza. E siamo partiti con un'attività molto presente sul territorio, perché l'esperienza sia di Confartigianato che delle cooperative sestante è quello di essere molto presenti sui territori. Ci è sembrato fin da subito che fosse uno l'aspetto fondamentale, e comincio a riprendere le parole chiave di Paolo. Uno, da soli non si va da nessuna parte. Tra l'altro, mi permetto di dire, in un territorio come quello del Nord-Est, ad altissima vocazione imprenditoriale, che non è la storia del Nord-Est quella di andare da soli in una logica competitiva. Gli artigiani partiti molti anni fa, che hanno fatto l'impresa piccola, grande, anche mediamente con successo in anni passati, adesso chiaramente hanno delle difficoltà, in realtà non lavoravano quasi mai da soli. La logica era sempre collaborativa. Primo aspetto che abbiamo deciso dovesse essere fondamentale. Secondo aspetto fondamentale: le porte sono aperte a chiunque. Cioè, non esistevano filtri in ingresso. Cosa che ha detto anche Paolo. E attenzione, mi sento di dire, questa non è una banalità. Molti hub, o meglio, molte strutture di coworking, lavorano sul modello competitivo. È altra cosa. Se tu lavori sul modello competitivo, tu lanci, come dire, la sfida. In 10 la raccolgono, facciamo la gara, chi ha il progetto migliore, e io accolgo il progetto migliore. Lì la sto mettendo sul piano competitivo, perfettamente legittimo. Noi non crediamo a quel modello, non ci sembrava funzionare, cioè era un'altra cosa. E quindi, uno, porta aperta a chiunque. Due, la logica solo collaborativa. Tutto questo si innestava su un elemento di fortissima attenzione all'animazione del posto. Non serve a niente avere uno che presidia perché ha le chiavi e apre e chiude, non serve a niente. Mettete un badge a quel punto dove uno passa la tesserina, entra e esce quando vuole, è più semplice. È fondamentale che ci sia qualcuno con cui ti relazioni e che è in grado non di portarti competenze specifiche, queste casomai arrivano dopo, ma che è in grado di stare in una dinamica di ascolto per capire esattamente cosa ci vieni a fare a Spazio Ave e cosa hai in mente. Gli altri aspetti fondamentali sono quelli degli incroci. Mi permetto di aggiungere alla descrizione che avete sentito prima un aspetto, perché per il resto è la stessa cosa, cioè assomiglia molto al modello. Noi lavoriamo molto sulla formazione e la consulenza, il business model che usiamo è il Canvas, che io trovo assolutamente illuminante. Il Canvas è la dimostrazione plastica, secondo me, di come per anni chi era detentore delle conoscenze sul business plan e compagnia fondamentalmente stava difendendo una posizione di potere perché sembrava la sapesse fare solo lui. Voi prendete il Canvas, vi ci mettete lì e puntualmente poi le persone vanno via col cartellone e gli diciamo: se di qua questo te lo appendi a fianco allo specchio del bagno, vicino alla cucina, dove vuoi, e ogni tanto ci passi davanti e butti un occhio, vedrai che nel giro di un paio di giorni cominci a togliere post-it e a mettere post-it, perché è il giochino che cava, si gioca a sto giochino che metti e togli, no? E cominci a ragionarci, perché ci stai sopra, è dinamica quella roba lì. Quello che aggiungo è che evidentemente il peso di Confartigianato, dico per fortuna, si sente, e quindi un ruolo importante ce l'hanno le aziende del territorio. E quindi, a fianco alle attività normali che Spazio Lab fa, che vuol dire i laboratori, Spazio Lab, il co-working,
gli incontri individuali di presentazione, il lavoro a gruppi, c'è un'altra componente che è Cross Hub, dove col sistema dello speed date facciamo quella cosa bizzarra per cui hai una riga di persone hanno 2 minuti per parlarsi, poi devono cambiare, perché piace da morire. Io avevo dubbi all'inizio, ho detto secondo me non funziona, invece funziona, ne prendo atto. E facciamo incontrare gli aspiranti start-uppers con imprese del territorio, perché spesso la soluzione non è quella della start-up. Quando, per chi segue minimamente il dibattito sul tema delle start-up e dell'innovazione, il problema è che dal punto di vista mediatico funziona solo il concetto di start-up, ma non è vero, cioè le start-up sono poche quelle che escono, e molto spesso la startup geniale è una su 1 milione, perché startup è anche fare, per fare i soliti esempi, il bar, ma farlo in maniera innovativa, fare il bar diverso dai bar che esistono già, è avviare una particolare attività che esiste già, non hai inventato niente, stai provando a creare connessioni diverse per metterci innovazione in quello che stai facendo. Ma di sicuro tutta la partita dell'innovazione e dell'imprenditoria giovanile, dal mio punto di vista, è monopolizzata in termini di comunicazione dal concetto di startup. Ma la realtà è un'altra, cioè la realtà è parzialmente diversa. In tutto questo, poi concretamente cosa succede? Succede che noi arrivano persone in spazio hub autonomamente, un po' perché hanno capito che lì potrebbe succedere qualcosa, un po' perché sono andati in Confartigianato, perché avevano un'idea. Il consulente di Confartigianato dice, se posso evitare di perdere tempo, secondo me vai in spazio hub, no? Loro sono quelli giusti, intanto. Un po' perché facciamo un'attività nel territorio che si chiama Spazio Lab, per cui promuoviamo dei laboratori su questo, che è l'attività sostanzialmente formativa, per cui le persone arrivano. L'aggancio è un colloquio individuale con uno dei due, in questo momento siamo due persone che lavorano in Spazio Hub ad Asolo, fai un colloquio con uno di noi, la dinamica è quella dell'ascolto, a noi riesce anche bene, di formazione siamo più o meno educatori, quindi abbiamo sempre fatto, no? Infatti ogni tanto la battuta è che io fino a 5 anni fa mi occupavo di adolescenti e preadolescenti, quindi la dinamica dell'ascolto in termini pedagogici era fondamentale, sento che non è cambiato niente, è cambiato solo l'oggetto di discussione. Con gli adolescenti si parla di perché quel professore ti sta sulle scatole o meno, qui si parla di che idea hai in testa e di che progetto di vita stai costruendo, ma la dinamica non è particolarmente diversa. Dentro a quella roba lì, quello che noi chiariamo è, guarda che noi non abbiamo competenze specifiche, se stai provando a capire da me se la tua idea di business sta in piedi o no, sei spacciato, cioè proprio non... E tra l'altro, se ti fidi di quello che dico io, secondo me è un azzardo importante. Quello che ti proponiamo di fare è, entra in un gruppo, guarda, gli ultimi 4-5 che sono arrivati si ritrovano dopo domani sera, entra in quel gruppo lì e comincia a lavorarci. Perché la dinamica che ci piace molto è quella di creare continui piccoli gruppi che fondamentalmente collaborano l'uno con l'altro, indipendentemente dall'idea che stanno portando. A cosa serve questo? Serve a far sì che ci sia una continua contaminazione di idee, non tanto contenutistiche, ma in termini di pensiero. Quando penso ai clienti, cioè a chi paga, che tu sia uno che ha in mente di fare il panettiere o che stai per inventare l'app del secolo, alcuni pezzi di ragionamento si assomigliano in termini di modalità, poi è ovvio che sono diversi, però se cominciate a ragionarci, questo è d'aiuto. E quindi continuamente nascono e si portano avanti questi gruppi che partono dal proprio canvas, si raccontano il canvas e gli altri gli dicono, manca un pezzo secondo me, no? Oppure gli dicono, ma perché non sviluppi quel pezzo lì che a me sembra che funzioni? E così le persone hanno un sistematico sistema di feedback.
Quindi io ti dico quello che hai in mente e tu mi aiuti a capire dove potrei aumentare, diminuire, cosa tiene e cosa non tiene. Mi sto facendo prendere troppo poco troppo dall'entusiasmo, sto sottovalutando delle competenze che ho. Il gruppo è molto d'aiuto in questo senso. Automaticamente cosa nascono? Nascono collaborazioni. Nel primo anno e mezzo noi abbiamo visto circa 80 persone nel colloquio iniziale individuale. Di questi 80 erano due i gruppi entrati come gruppi, cioè sono entrati in 3, in 5, dicendo noi siamo in 3, vorremmo fare questa roba qua. Tutti gli altri erano individuali. Ad oggi noi contiamo 7 startup nate e una serie di incroci con aziende, nessuna di queste è individuale. È ovvio che noi non li obblighiamo a trovare connessioni, per quanto ci riguarda potrebbero anche fare il percorso dentro il gruppo e uscirne con un'impresa individuale, ci mancherebbe. Nessuna finora è stato questo. Probabilmente è un caso. Io non credo sia del tutto un caso, oggettivamente. Le evoluzioni di questa roba qui è un'evoluzione del 2014, sono due. I primi risultati sono stati confortanti per noi, perché in fondo noi avevamo accettato una scommessa al buio. Ci occupavamo di politiche giovanili, di politiche sociali, era tutto da vedere che fossimo in grado di fare quella roba lì. La nostra intuizione era quel modello di lavoro partecipativo che tende all'animazione territoriale, all'animazione sociale, può tranquillamente reggere anche la logica dell'animazione di impresa. Però era una scommessa che ci sentiamo di dire che stiamo vincendo, se non è già vinta, insomma. Dall'altra parte è contenta Confartigianato perché sta vedendo dei risultati, perché poi Confartigianato che obiettivo ha? Ha l'obiettivo che nascano imprese che potenzialmente se si associa non è che gli fa schifo. In tutto questo loro sanno perfettamente che non tutte le imprese che escono da lì sono imprese artigiane e lo mettono nel conto, sono tranquilli. Sta uscendo di tutto. Il primo dato quindi del 2014 è che è nato, non esiste più Spazio Hub Asolo, ma Spazio Hub Asolo è diventato Spazio Hub 25 ed è nato Spazio Hub 42, numeri a caso, no. È il bacino di comuni dei singoli mandamenti di Confartigianato. Quindi Spazio Hub 25 è l'ex Spazio Hub Asolo, ed è 25 perché è il numero di comune di mandamento di Asolo Montebelluna, ed è nato Spazio Hub 42, che fondamentalmente mette assieme tre mandamenti di Confartigianato della sinistra piave, nella parte orientale della provincia di Treviso. Quindi è germato il secondo hub, che sta dando altrettanti risultati, lì c'è un bacino addirittura molto più ampio, è in fase di discussione l'ipotesi che il tutto diventi Spazio Hub 95, che è il numero dei comuni dell'intera provincia di Treviso. Quindi questo è un primo step, vuol dire che un minimo risultato c'è. Il secondo risultato interessante, anche qui ci siamo ritrovati a fare una scommessa assieme stavolta, ci siamo detti abbiamo un problema territoriale, abbiamo un quantitativo mostruoso di imprese che sono destinate alla chiusura per motivi anagrafici, quelle che non chiudono per altri motivi, nel senso che solo tra gli associati con Confartigianato esistono numeri mostruosi di persone, di artigiani destinati a chiudere o che hanno appena chiuso o che chiudono nei prossimi due anni perché hanno raggiunto l'età pensionabile e che dicono potenzialmente ho fatto l'idraulico tutta la vita, a 65 anni mi va anche bene di provare a godermi quel pochino che sono riuscito a tenermi da parte. Allora, in alcuni casi su questo il dibattito su questo tema qua è quello del passaggio generazionale, che è cosa difficilissima, complicatissima, il passaggio da padre in figlio, giù di lì, che sta dando segnali di sofferenza mostruosi ed è una partita. C'è un'altra intera fetta che è quello delle imprese che non sono destinate a trasmettere a figli o a parenti quell'azienda e che però sono destinate quindi a chiudere. A quel punto alcune di queste tentano la cessione d'impresa, cioè vedono se riescono a fare qualcosa del genere.
In molti però, e qui bisognerebbe pescare in termini antropologici e sociologici tutta una serie di cose che sono state dette sugli imprenditori a Nord-Est, il senso di attaccamento per la loro impresa va oltre la loro esperienza imprenditoriale. Questo è molto interessante, perché in fondo l'impresa nasce e finisce con l'imprenditore. Invece qui stiamo assistendo a tutti gli effetti a quella dinamica per cui le imprese sono diventate come delle famiglie allargate, soprattutto le imprese artigiane con un numero limitato di dipendenti. La sfida lanciata, e che abbiamo deciso di giocarci come Spazio Hub, insieme con Confartigianato, cioè è forte una commissione lì, è provare a dire, ok, ma se tu sei un imprenditore con un'impresa che ha gli elementi per stare sul mercato, perché è chiaro che se tu non ne hai più, cioè è inutile, non ne hai più e basta, non hai mercato, possiamo ipotizzare che se incroci qualcuno che condivide un pezzo di strada con te, che è il pezzo di strada, che per l'imprenditore è il pezzo di strada che lo accompagna alla pensione, per l'aspirante startup è il pezzo di strada che gli fa acquisire qualche dato, quell'impresa può passare e forse facciamo contenti entrambi, e di nuovo facciamo contenti a Confartigianato, ma in modo del tutto legittimo. E quindi è nata questa idea, che è quella legata quindi alla trasmissione di impresa, e l'abbiamo lanciata a settembre di quest'anno, quindi un mese e mezzo fa. Stamattina ho visto l'ultima persona, perché probabilmente riusciamo a chiudere il quarto incrocio, quindi la quarta trasmissione. Siamo rimasti assolutamente sorpresi, nel senso che non ipotizzavamo assolutamente questa roba qua, e questa è l'evoluzione. Tutto questo inserito nella cornice più larga, ed è evidente che tutto questo risponde a dei criteri anche economici, nel senso che quando prima sentivamo dell'allargamento al tema della formazione, al tema della consulenza, anche per far sostenere l'impresa Impact Hub o Spazio Hub, perché a tutti gli effetti diventa un'impresa, questa roba qui fa parte del gioco. Però risponde anche a quel criterio di provare a restituire al territorio, o quantomeno di provare a sostenere il territorio perché si impoverisca un po' meno, e perché potenzialmente una delle uscite in termini di startup è anche subentrare un'azienda esistente e magari lì dentro provare a portare innovazione. Quindi questa roba qui è quella che noi stiamo provando a fare. La logica è quella assolutamente collaborativa, cioè noi chiediamo alle persone come unica condizione questa: se tu hai il problema che hai un'idea di impresa e temi che qualcuno te la porti via, quindi non sei disponibile né a discuterla né a condividerla né a pensarci, va benissimo, è legittimo, ma Spazio Hub non è il posto per te. Cioè non ne prendiamo atto, auguriamo tutte le fortune del mondo, ma non siamo le persone giuste. Cioè non... E chiudo dicendo, in questo momento stiamo lavorando su quella che è stato un cruccio per noi e che sento essere un cruccio per tanti, che è il tema del turismo, nel senso che è un tema a cui moltissimi giovani vorrebbero provare a intravedere come ambito professionale per loro, e però dall'altra parte l'assenza di politiche strategiche secondo me si sta facendo sentire ed è un problema. E quindi da lì è partito un gruppone di 15 persone 7-8 mesi fa, e siamo alle battute finali con il gruppo che si è un po' sottigliato, ma siamo a 7, e quelle 7 lì sembrerebbero partire. Nel caso di specie sono 7 donne. E chiudo su questa cosa delle donne, perché secondo me questa è la chiave. Un aspetto fondamentale dei coworking, se soprattutto pensiamo a giovani e a donne, deve tenere dentro nel ragionamento il tema della conciliazione, la cucina, diceva lui, no? Che è un tema interessante. Il tema della conciliazione vita e lavoro deve stare dentro nelle riflessioni che fanno tutti quelli che si occupano di questa dimensione legata ai coworking, perché quel mondo lì intercetta anche tutte quelle figure quasi in regime di autosfruttamento per certi versi, e in molti casi incrocia grossi problemi di conciliazione di lavoro. E quindi questo tema qua a noi sta particolarmente a cuore e lo teniamo continuamente dentro. Non so se è un caso o se è una coincidenza o non lo so cos'è,
quasi il 70% dei partecipanti a Spaziale in questo momento sono donne, di età diversissima. Basta. We'll be right back.